Caravaggio è stato un precursore dell'arte barocca e con le sue opere ha influenzato quasi tutti i pittori del Seicento, sia italiani che europei. Michelangelo Merisi nasce a Milano il 29 settembre 1571. Per molto tempo si è creduto che fosse nato a Caravaggio, e da qui il soprannome, cosa non vera, anche se in questo paese, in provincia di Bergamo, l'artista trascorre un periodo della sua infanzia per sfuggire alla peste di Milano del 1576. Ma la peste uccide il padre quando lui ha solo 13 anni. Il piccolo Caravaggio riesce comunque ad entrare nella bottega del pittore Simone Peterzano, a Milano, con il quale studia e si reca a Venezia. Qui conosce Tintoretto e le opere di Tiziano. Nel 1592 si trasferisce a Roma. Per i primi anni vive in miseria e senza incarichi, tra vicoli malfamati e gente comune, che sarà poi protagonista di tante sue opere. I suoi primi quadri, tuttavia, non passano inosservati e il Cavalier d'Arpino, un pittore abbastanza conosciuto, lo prende a lavorare nella sua bottega. Caravaggio viene notato anche dal cardinale Francesco del Monte, che lo aiuta comprandogli i quadri e ospitandolo nel suo lussuoso palazzo Madama. Per il cardinale egli farà molti quadri, tra cui la celebre canestra di frutta, che è considerata la prima natura morta nella storia della pittura italiana. Allo stesso periodo appartiene il Riposo in Egitto, uno dei pochi quadri in cui i personaggi sono inseriti in un paesaggio all'aperto. Secondo lo stile di Caravaggio, l'opera è ricca di tanti particolari dettagliati, come il fiasco dell'acqua o lo spartito tenuto da San Giuseppe. In molti dipinti, Caravaggio inserisce strumenti musicali, come ad esempio nelle due versioni del Suonatore di liuto. In entrambi, gli spartiti sono dipinti in modo così preciso che gli studiosi hanno potuto riconoscerli e riscriverli. Il successo vero arriva nel 1600, quando ha l'incarico di realizzare le tele per la Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi. Qui crea due capolavori, di cui il primo è il Martirio di San Matteo, che colpisce per la drammaticità della scena, come dimostra la bocca spalancata del bambino spaventato o lo sguardo con cui ritrae se stesso sullo sfondo. Il secondo è la Vocazione di San Matteo, con Gesù che chiama a sé l'incredulo Matteo. Come in molti quadri successivi, lo sfondo diventa sempre più scuro, in modo che l'attenzione si possa concentrare tutta sui personaggi. Purtroppo, Caravaggio ha un pessimo carattere, prepotente e litigioso, che gli procura molti guai. Il fatto più grave avviene nel 1606. Durante una partita di pallone, scoppia una rissa in cui uccide un altro giocatore. Per sfuggire alla condanna a morte, scappa verso Napoli, dove viene accolto e protetto dalla nobiltà locale. Condannato alla decapitazione e timoroso di essere raggiunto e catturato dalle guardie del Papa, nel 1608 Caravaggio si imbarca per la lontana isola di Malta. Qui ci sono i potenti cavalieri di Malta che lo accolgono con tutti gli onori, al punto di ammetterlo nel loro ordine. Per i cavalieri dell'Ordine di Malta dipinge la famosa tela della Decollazione del Battista, ancora oggi conservata alla Valletta.
è l'unico quadro firmato da Caravaggio che scrive il suo nome nel sangue che esce dal collo del santo. Quando i cavalieri scoprono che Caravaggio è stato condannato a morte dal Papa, l'artista è costretto a fuggire precipitosamente e si rifugia a Siracusa. Qui, oltre a dare il nome di Orecchio di Dionisio alla famosa grotta della città, realizza la drammatica tela, il seppellimento di Santa Lucia. Dopo brevi soggiorni a Messina e a Palermo, nell'ottobre del 1609 Caravaggio torna a Napoli, dove è subito coinvolto in una rissa. Come la prima volta, però, è di nuovo ben accolto e apprezzato. Riceve anche vari incarichi, come il Martirio di Sant'Orsola, che è l'ultimo quadro da lui fatto. Quando nel luglio del 1610 potrebbe tornare finalmente a Roma per ricevere la grazia che Papa Paolo V gli ha promesso, è costretto a far tappa a Porto d'Ercole, in Toscana. Qui, colpito da forti febbri malariche, muore il 18 luglio, solo e abbandonato sulla spiaggia, mentre è in attesa di imbarcarsi per Roma. Ha 39 anni. Caravaggio ha sempre scelto, anche per i quadri religiosi, modelli presi fra la gente del popolo. Ciò ha creato spesso scandalo, come nella Morte della Madonna, dove Caravaggio, per raffigurare il corpo senza vita della Madonna, ha preso spunto da quello di una fanciulla annegata nel Tevere. Nei suoi quadri, Caravaggio usa spesso la luce radente, cioè una luce che illumina la scena lateralmente, rendendola così più drammatica e lasciando lo sfondo in penombra, in modo da dirigere l'attenzione verso i protagonisti.